siamo qui davanti a te, ti adoriamo. Vienici incontro, Signore Gesù. Signore Gesù, illuminaci la mente e il cuore, perché comprendiamo quello che tu vuoi da noi, ma dacci la grazia di fare quello che tu vuoi. Signore Gesù, mite lumere di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Gesù, siamo qui per adorarti. Noi siamo molto egoisti, cerchiamo le cose nostre, non siamo aperti a te, eppure siamo stati creati per te, non per noi. Ti chiediamo questa sera di essere aperti a te e di fare sempre la volontà del Padre, come tu facesti la volontà del Padre. Tu non cercasti te stesso, ma cercasti la volontà del Padre. Fa che noi non cerchiamo noi stessi, i nostri interessi, ma cerchiamo la volontà del Padre. Siamo qui, o Signore Gesù, per dirti che vogliamo essere per te. Quando noi siamo per te, tu sarai per noi. Ma finché noi siamo per noi e vogliamo trasportare te a noi, perché a noi interessa quello che ci appartiene, allora tuo Signore stenti a venire a noi. Signore, ti chiediamo di guardare a te, di venire a te, di seguire te. E allora tu ti prenderai cura di noi nel deserto. Tu cederai il pane necessario alla vita. Lode e gloria a te, o Signore. O Gesù, ci sono qui i tuoi poveri, quelli che chiedono pane e chiedono acqua. Tu ci dici nel profeta Isaia 21, 14. Portate pane ai fuggiaschi e date una brocca d'acqua agli assetati. Signore, qui ci sono i fuggiaschi e ci sono gli assetati. E tu dici: portate il pane. Voi di Dedan, portate il pane ai fuggiaschi, perché ne hanno bisogno. Tu ci dici: portate l'acqua agli assetati, perché muoiono di sete. Signore, noi non abbiamo pane, non abbiamo acqua. Dacci tu il pane, dacci tu l'acqua. Ma rendici disponibili, oh Signore, a portare il pane e a portare l'acqua. Signore, tu vuoi la nostra disponibilità a dare il pane tuo e a dare l'acqua tua. Ti chiediamo, Signore, di essere degni di portare il tuo pane e di portare la tua acqua. Perché i miseri chiedono acqua e non ce n'è, perché i poveri, i bambini chiedono pane e non c'è chi lo spezzi. Signore, facci spezzare il pane, il tuo pane, dacci la tua acqua e dacci la grazia di portare quest'acqua. E per voi tutti che siete affaticati e stanchi, queste cose vi dice il Signore: venite voi stessi ai suoi piedi, deponete i pesi e imparate da Lui che è mite ed umile di cuore. Signore,
trovo i tuoi poveri davanti a te. Tu stesso, Signore, vuoi dare pane a questi poveri e acqua ai tuoi poveri. Signore, sei tu il pane e sei tu l'acqua. Abbiamo fame di te, abbiamo sete di te. Signore, siamo qui ai tuoi piedi questa sera, ma fa che ognuno di noi dia il pane al suo fratello, dia l'acqua alla sua sorella. Fa che ognuno di noi dica al fratello e alla sorella: ecco il pane che è sull'altare, è questo pane che devi cercare, ecco l'acqua che è ai piedi del pane e l'acqua dello Spirito che il Signore ti dà. Fratelli e sorelle, siamo qui davanti al pane, siamo qui con l'acqua, l'acqua dello Spirito. O voi tutti che avete sete, venite e bevete. O voi tutti che avete fame, venite e mangiate. Venite, mangiate e bevete, senza denaro. Non spendete altrove il vostro patrimonio. Io soltanto posso saziare la vostra fame, posso sedare la vostra sete. Signore Gesù, pane vivo e disceso dal cielo, noi ti adoriamo e ringraziamo il Padre che ti ha dato a noi. O Spirito di Dio, acqua divina, rugiada luminosa, scesa dal cielo, noi ci prostriamo davanti a te e ci lasciamo bagnare da te questa sera. Lode e gloria a te, Signore. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Tu questa sera dici: io voglio offrirvi consolazioni. Tu solo sei il consolatore. Tu dici in Isaia: io sono il tuo consolatore. O Signore, fa che noi cerchiamo da te la consolazione. Gli uomini non possono consolarci. È detto nel Salmo 69: ho cercato consolatori e non ho trovati. E poi tu che dici in Isaia: io sono il tuo consolatore. Signore, noi non troviamo consolatori umani. Gli uomini non possono consolarci. Anche quelli che credevamo che ci potessero consolare, non possono o non sanno consolarci. Ma tu sei il nostro consolatore e veniamo a te questa sera. Riempi tu, Signore, della tua presenza la nostra vita. Dacci la consolazione invece della desolazione. La mia vita è desolata. O Signore, non c'è chi mi conforti, non c'è chi mi dia aiuto, non c'è chi mi ascolti, mi sento solo in casa, sono con mio marito e sono sola, sono con i miei figli e sono sola, sono fatto estraneo ai miei fratelli, come dice la Scrittura. Ma tu sei colui che sta con chi è solo. Io sono solo, Signore. Riempi la mia solitudine. Tergi le mie lacrime. Dimmi tu una parola che gli uomini non possono dirmi. Dammi tu il pane che gli uomini non possono darmi. Dammi tu l'acqua che gli uomini non possono porgermi. Tu sei colui che mi sazia e mi dissete. Io vengo a te questa sera, Signore, ho fame, ho sete, dammi da mangiare, dammi da bere.
Spirito, vieni io, scendi su di noi. Consolaci. Consolaci. Vito. Vito. Yari ni mi anu ki ana yuri eru ana yona mani nu. Oluri ni mi anu ki anshara no ki minta do ki nanu. Ani naru na yu. Dice il Signore. Avrò compassione di loro, come il padre ha compassione del figlio che lo serve. E voi allora vi convertirete e vedrete la differenza che passa tra chi mi serve e non mi serve. Signore, tu dici che hai compassione. Tu sei un Dio compassionevole. Tu, Dio uno e trino, hai compassione. La compassione è attributo tuo, o Dio. Sei tu compassionevole, Padre, come tu dici, ha compassione del suo popolo. Sei tu compassionevole, Gesù, Figlio di Dio, quando dicevi, ho compassione di questa folla. Sei tu compassionevole, Spirito Santo, quando dici che con gemiti inenarrabili parli al Padre ed offri al Padre le nostre preghiere, con gemiti. La compassione è tua, Signore, come la potenza, come la gloria. Signore, dacci dono della tua compassione. Padre, dacci il dono della tua compassione. Gesù, dacci il dono della tua compassione. O Spirito Santo, fa che anche noi gemiamo con te dentro di noi e con te imploriamo misericordia per i nostri fratelli, per le nostre sorelle sofferenti.
Lode e gloria a te, oh Signore. Fratelli, quelle parole che noi diciamo sono parole di vita, sono pane per voi, sono acqua per voi. Queste cose vi dice il Signore. Non sentite che vi sto sfamando, non sentite che vi sto dissetando. Prendete le mie parole, sono per voi pane, sono per voi acqua. Sono io che vi offro questo pane e quest'acqua, io il compassionevole, io il consolatore. E continuo ad operare prodigi in mezzo a voi, perché voi apriate il vostro cuore, perché voi mi seguiate, voi che state sempre fermi, seguitemi, vi condurrò io nella casa di mio Padre. Ecco, fratelli e sorelle, il Signore annunzia ancora guarigioni. Il Signore sta toccando le ghiandole infiammate di una persona. Sono le ghiandole qui alla gola, sono le ghiandole ascellari e inguinali. Il Signore sta toccando e incomincia a guarire. Signore, ci sono persone frastornate qui, ma tu dici la mia parola scendi in te come balsamo. Tu avevi l'amarezza nel cuore, tu eri adirato dentro di te, la mia parola scende come balsamo dentro il tuo cuore. Io guarisco il tuo cuore questa sera e per tre persone. C'è una persona che ha gli occhi annebbiati. Signore, tocca i tuoi occhi, ma tocca gli occhi soprattutto della tua mente. Tu adesso vedi i tuoi peccati, vedi la tua ingratitudine e vedi anche la misericordia del Signore. Ecco, tu adesso vedi la strada, una strada nuova che devi battere. Io ti ho invitata per questa strada e tu hai fatto resistenza. Ma adesso ti apro gli occhi sulle tue resistenze. Ancora ti offro questa strada da imboccare. Imbocca questa strada. Intanto io guarisco i tuoi occhi nebulosi per darti un segno. Ogni tanto tu ti metti le mani qui nel ventre. Le tue vaie non funzionano, hai delle fitte all'ovaia destra. Ecco, io tocco il tuo ovaia destra e anche a te dico il tuo ovaia sinistro che ti dà disturbo, dove hanno riscontrato una ciste. Io la tocco e la guarisco. Tocco il tuo petto. Hai la tosse, ti è venuta l'influenza, hai un seguito di bronchite e di laringite. Ecco, io tocco il tuo collo, tocco il tuo petto e ti guarisco. Grazie. Ma tu seguimi, dice il Signore, tu dissete della mia parola. Abbi fame della mia parola, abbi sete della mia parola, perché verrà tempo, come ho detto nel profeta Amos 8, verrà tempo quando tu cercherai la parola e non la troverai, andrai di qua e di là cercando la parola, parola di Dio, ma parola non ce n'è. Adesso c'è la mia parola, ricevi la mia parola, perché non ti trovi poi a disagio quando ti mancherà la mia parola e non la troverai. E per quattro persone. Ecco, c'è una parola. Tra voi ci sono molti ammalati, molti infermi,
Pensateci un poco, voi che avete malattie cronache, perché questo cronicismo può anche dipendere dal fatto che lasciate cadere il pane del Signore, sia il pane della parola, sia il pane dell'Eucaristia. Quando non riconoscete il corpo del Signore, e allora, mangiando non degnamente di questo pane, bevendo non degnamente di questo sangue che io vi offro, voi potete anche ammalarvi. State anche attenti, perché alcuni di voi sono malati perché si accostano all'Eucaristia o vengono qua senza discernimento. Abbiate discernimento, accostatevi al mio pane e bevete il mio vino, pensando che ricevete il corpo del Signore, e venite qui per ascoltare la parola di Dio, bere la parola di Dio. E soltanto io posso darvi da mangiare e da bere. Abbiate discernimento, perché forse potete anche ammalarvi venendo qui a mangiare e a bere. Certamente il pane di Gesù è pane di vita, ma quando manca la disposizione interiore può diventare male, un male per noi. Non sapete che anche l'Eucaristia può uccidere? Non sapete che in peccato mortale coscientemente osa mangiare il corpo di Gesù, prende la morte, prende il veleno? Abbiate discernimento e vivrete. Qui c'è un'altra parola. Dice il Signore: osservate i comandamenti e i diritti e gli statuti e la giustizia e vivrete. Cioè il Signore ci richiama all'osservanza dei suoi comandamenti, di quanto Egli vuole da noi. Vogliamo guarigioni, veniamo qui a chiedere preghiere, ma riordiniamo un poco la nostra vita. Questo ci vuole dire il Signore. Qual è questo? E diciamo l'ultima parola e poi passiamo al secondo momento della nostra preghiera. Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra. Dite alle figlie di Sion: ecco arriva il tuo Salvatore, ecco ha con sé la sua mercede. Il Signore ci vuol dire che viene. Viene anche questa sera come Salvatore nostro. Accogliamolo come Salvatore. Accogliamo Gesù questa sera e per dimostrare che l'accogliamo cantiamo a Lui. Cantiamo a Lui con un atteggiamento di accoglimento della Sua persona e della Sua parola. E quel secondo momento adesso dovete ringraziare il Signore che ha da dire una parola di ringraziamento che sgorga dal cuore per qualche grazia ricevuta, per qualche illuminazione, per qualche dono spirituale soprattutto. Si faccia avanti. Questo serve per lodare Dio in continuità e serve per risvegliare la fede negli altri. La gratitudine al Signore. Dobbiamo essere sempre grati a Dio. Il nostro atteggiamento vero è quello eucaristico, che significa eucaristia, rendimento di grazia. Ecco, eucaristia, proprio questo significa. E allora prendere un atteggiamento eucaristico è questo, essere sempre grati a Dio e rendere grazie a Dio di quello che egli ha fatto.
Tutti abbiamo ricevuto grazia del Signore. Se qualcuno ha ricevuto una grazia particolare, soprattutto interiore, renda grazie a Lui. Bene, noi gradiamo il rendimento di grazie, però sempre tu occupi il posto degli altri. Posso? Il Signore richiama una donna alla fedeltà coniugale. La persona che si sente in colpa chiede perdono al Signore e si rimette a posto. E adesso, fratelli, ci mettiamo in piedi e come comunità terapeutica, ricordandoci la parola della Scrittura, pregate gli uni per gli altri per essere guariti, preghiamo il Padre del Cielo, insieme con Gesù che è qui con noi. Preghiamo il Padre del Cielo perché ci voglia guarire. Ognuno chiede la guarigione del fratello o della sorella che è accanto, non chiede la propria guarigione. E tutti chiediamo per ognuno, così gli intercessori sono molti e colui che deve beneficiare di questa intercessione ha molte che intercedono per lui e più facilmente viene ottenuto quanto viene richiesto. E allora preghiamo gli uni per gli altri in questo momento. Momento di silenzio, poi ci diamo la mano e invochiamo il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Adesso Gesù passerà qui in sala. Tutti gridiamo a Lui perché ci voglia guarire. Tutti un cuor soli, un'anima sola, chiediamo la guarigione, gli uni per gli altri.